Benvenuti alla nostra seconda tappa. Da Savignano vi siete spostati non solo fisicamente, ma anche storicamente. Infatti, dalla preistoria siete arrivati qui a Vignole e avete trovato il Rinascimento. E siete arrivati nel territorio dell'antica Vineola, piccola vigna, insediamento agricolo diventato per corruzione linguistica Vignola. Il castello di Vignola, dove vi trovate adesso, è il prodotto finale di tante fasi costruttive che l'hanno trasformato da roccaforte sorta tra il IX e il X secolo a imponente residenza nobiliare durante il XV secolo. In epoca rinascimentale, infatti, la signoria dei Contrari fece vivere a Vignola un lungo periodo di pace, durante il quale vi fu un conseguente aumento di popolazione e del volume di affari. La città fu ampliata, rafforzata e abbellita. Uguccione dei Contrari, fedele amico di Niccolò III d'Este, dal 1401 diede il via a questa fase di sviluppo e di crescita, come mi racconta lo storico Achille Ludovisi, che trovo qui al Palazzo della Rocca, dove siete passati anche voi. All'inizio del 400 Uguccione Contrari iniziò la sua grande trasformazione e ricavò all'interno dell'edificio militare un palazzo, una residenza, anche piuttosto importante come residenza, decorata con Ah, affreschi. certo. E per capire come fosse il primo edificio, quello a prevalente uso militare, basta osservare le compagini murarie e tutto quello che si vede è murato in sasso, esisteva prima. Tutto quello che è murato in mattoni è il grande ampliamento Che dell'inizio del fece? 400, sì, Quindi che terminò fece un circa intorno. palazzo Sì. praticamente. Il dominio dei Contrari su Vignola durò per 174 anni. Il conte Ercole Contrari nel 1531 fece costruire il suo palazzo proprio di fronte alla rocca, dal grande architetto Jacopo Barozzi. Giacomo Barozzi venne interpellato come consulente, quantomeno, per la realizzazione del palazzo Contrari, voluto da questo personaggio importante della famiglia Contrari, che era Ercole Contrari, E che è qui? Come che è qui sul letto ammalato di sul Terzana. letto? Sul letto ammalato di Terzana? Siamo intorno agli anni 60 del 500. Qui si fanno mucchi di soldi tanto alti da mettere in ombra la stessa Sassuolo. Ma quando comandi ai cittadini di farsi una loggia per esporre degnamente le loro mercanzie al giovedì, quelli ti chiedono di levargli le tasse. Sì, ma è la vostra ricchezza che brucia chiede. E questo palazzo ne sarà il simbolo, mentre la loggia rappresenterà il commercio e la rocca l'autorità e la potenza. Chi passerà per questa piazza si troverà di fronte i tre capisaldi della città. Passa oltre, senti, sento che la febbre mi sta tornando. Sì, ecco, osservate la facciata. Nel disegnarla ho tenuto conto della vostra figura, del vostro corpo, poiché, come dice il Sommo Vitruvio, non può alcun edificio avere un principio razionale di composizione senza simmetria e proporzione se non l'ha avuto aderente al principio razionale precisamente definito proprio delle membra di un uomo dalla bella forma. Un uomo posto in piedi, con le gambe unite e le braccia distese orizzontalmente, può essere iscritto all'interno di un quadrato. La linea parallela al piano, che dividerà questo quadrato in due parti, cadrà esattamente sulle parti genitali. Mentre se quest'uomo si mette con le braccia e le mani pendenti, la linea che si fa passare sulla punta del dito medio dividerà l'altezza totale in due segmenti, di cui il più lungo è una sezione anima, cioè possiede in sé i principi ideali che regolano le forme e dà armonia alle forme della natura e dell'arte per No, non ti dilungare, ho già letto di queste cose su un libro che mi ha prestato Castelvetro. sempre. Io amo la linea curva. È la più naturale, la più Sì, va bene, va bene. Fin qui il progetto è approvato. Adesso coricati un po', non sei stanco? Sì, però io e lei dovremmo ancora discutere del contratto. Vede, per questo progetto non abbiamo ancora stipulato un contratto. In un futuro gli storici non potranno dire con certezza che questo palazzo l'ho progettato io. Ma perché vuoi ingrassare i notai? Adesso stenditi che ho bisogno di riposare, eh? E voi? Via. Via, via, andate via, cosa volete? Via! Ludovisi,
Me lo puoi dire tu, Lodovisi, perché adorava così tanto le linee curve? L'hai capito tu? Beh, perché la linea curva è una linea naturale. La necessità di studiare la corretta proporzione degli edifici sulla base di quelle che sono delle proporzioni che si ritrovano in natura e poi anche che Barozzi ritroverà nelle antichità romane, diventa una specie di esigenza progettuale profondissima. Il disegno è la base, è la struttura portante dell'anima, dell'arte ed è la scintilla della divinità. La divinità, teniamo presente questo concetto perché gli architetti del Rinascimento, come appunto il Barozzi, tendevano alla perfezione architettonica e al rispetto delle regole prospettiche proprio per arrivare all'assoluto. In quel momento storico la Chiesa, con tutte le sue contraddizioni, veniva messa in discussione dagli eretici, come Ludovico Castelvetro, che il Barozzi forse incontra qui, nella Sala degli Armigeri, nella Rocca di Vignola. Voi? Voi sapete chi sono? Sì. E voi? Sapete chi sono io? Sì, lo so. Colui che, si dice, è stato licenziato dall'incarico di architetto di San Petronio per non aver sorvegliato i lavori e sbagliato il progetto del tabernacolo. Allora possiamo darci del tu, Lodovico Castelvetro. Sì, ma parla piano. Questi amici stanno dormendo. Abbiamo viaggiato per giorni per sfuggire all'Inquisizione. Adesso loro dormono tranquilli. Non immaginano nemmeno di finire sul rogo. Il Barozzi quindi lavorava per il Papa, Castelvetro invece contro il Papa e la Chiesa, detentrice di sapere e soprattutto, attraverso il sapere, di potere. Qual è l'espressione algebrica della sezione aurea? A diviso B uguale B diviso A più B. Sei venuto per dei libri? Vuoi dei libri in prestito? Sono venuto per costruire. Tu, architetto, costruisci ville e palazzi che celebrano la ricchezza di papi e cardinali. Io presto libri a chiunque me li chieda. Sono tutti libri scomunicati. A toccarli ci si brucia. E per questo vuoi leggere. La conoscenza doveva per Castelvetro uscire dall'esclusiva pertinenza della Chiesa e diventare un sapere al servizio dell'uomo. La tua Chiesa è come una banca che cancella i debiti spirituali contro pagamento in moneta corrente. Forza di stare attaccato alle sottane del cardinal Farnese. Hai imparato ad esprimerti come il suo segretario. Perfezione. La perfezione di cui parli è servita soltanto a coprire l'imperfezione del clero. L'incredulità, il sopruso, il delitto. Era tutto falso. Ma non sono venuto per parlare di eretti. Allora lasciami in pace, io devo continuare a scappare. È per questo che sono venuto. Un libro. Insegna a chi lo voglia a costruire secondo le regole antiche. Il suo famoso libro, La regola degli cinque ordini d'architettura, pubblicato nel 1562, dove il Barozzi propone un sistema di calcolo per agevolare il lavoro dei costruttori secondo i cinque ordini architettonici classici.